della camera di combustione il nostro impianto motore con turbina gas. Penso di andare spedito, insomma, non c'è bisogno che mi disegni tutto, l'abbiamo fatto tra le 50 e le 60 volte, insomma, lo schema dell'impianto o il ciclo di Joule, il ciclo reale che è relativo all'impianto motore con turbina a gas. Quindi, però, come al solito, se avete una minima perplessità, ditemelo immediatamente, non abbiate timore. Ripeto, finché state seduti qua, ogni perplessità è giustificata, anche se ho appena finito di dire una cosa e ve la siete dimenticata, avete licenza di dire me la sono dimenticata. Finché state seduti qua, questi sono i patti e intendo rispettarli. Allora, che cosa entra in questa camera di combustione? Evidentemente entra l'aria, così come viene elaborata dal compressore, no? Quindi entra aria con l'energia, l'entalpia del punto 2 o 2 primo del ciclo reale. E questo intendo dire, vado spedito, non mi faccio è familiare, no? questa indicazione, no? Siamo capiti che cosa intendo con H2 primo, o ci sono dubbi. Ok, molto bene. E chiaramente entra il combustibile, il quale è caratterizzato da un suo calore sensibile H minuscolo con F, cioè relativo sostanzialmente alla temperatura a cui viene introdotto, poi vedremo trascurato, e sicuramente quello che abbiamo appena definito potere calorifico H con I, e vengono fuori dei gas prodotti da questi, esattamente questi, in cui ci potrebbe essere anche un po' d'aria in eccesso eventualmente, parliamo tra un attimo, ma comunque con l'entalpia H con 3. Evidentemente M.G sarà la somma della portata d'aria e della portata di combustibile che abbiamo utilizzato. Quindi il nostro bilancio sarà proprio questo che abbiamo schematizzato qui. L'energia che entra deve essere pari a quella che esce dalla camera di combustione. Quindi, ok? Trovate? D'accordo, come dicevamo, possiamo in prima approssimazione senz'altro trascurare H con F rispetto ad H con I, ci saranno due o tre ordini di grandezza, tre diciamo all'incirca, di distanza, e quindi limitarci a questo. Molto semplicemente, se dividiamo tutto per M punto con F, e consideriamo una temperatura di riferimento, chiamiamola T00, questo possiamo scrivere come alfa C con P dell'aria per T2' meno T00, ok? È un riferimento standard a cui corrisponde H uguale 0, che è soltanto un fatto teorico. Ok? (Ride)
Questo molto semplicemente, non è che ci sia bisogno di elaborarlo più di tanto, possiamo anche fermarci qui. Questo bilancio si vede bene che, tornando al nostro ciclo, se noi abbiamo nel ciclo abbiamo fissato il rapporto di compressione, abbiamo fissato la T con 3, praticamente, quindi beta l'abbiamo scelto in base a quelle considerazioni che abbiamo fatto qualche giorno fa, abbiamo visto come beta influenzi profondamente tanto il lavoro utile specifico quanto il rendimento del ciclo reale, ok? E abbiamo visto che si possono fare varie considerazioni su come scegliere beta e noi stiamo a ripetere. Nel ciclo reale considerazioni analoghe, appunto, abbiamo detto, riguardano la scelta di questa temperatura T3, perché da una parte influenza, abbiamo detto ancora una volta significativamente, le due più importanti prestazioni dell'impianto, da un'altra chiaramente, l'abbiamo detto anche 5 minuti fa, questo valore, insomma, non è che lo possiamo scegliere proprio con tutta la libertà che vogliamo, perché questo valore è influenzato, ha una forte ricaduta su quella su quelli che sono appunto i materiali dei primi stati, dei primi elementi di cucina. Questa è praticamente è la temperatura di questo flusso di gas che esce dalla camera di combustione e investe i primi elementi della turbina. E quindi abbiamo detto che deve necessariamente essere limitata appunto in funzione della qualità dei materiali di questa turbina. Questo valore può crescere, ma al crescere di questo valore, quindi della qualità di questo materiale, evidentemente crescono, e crescono molto velocemente, in maniera un po' esponenziale, i costi di realizzazione della macchina motrice, cioè della turbina vera e propria. Quindi, quello che dicevamo prima della pausa, questo articolo 3 in generale è, se voi date un'occhiata al panorama, insomma, di quello che si produce nel mondo nel campo degli impianti motori con turbina a gas, trovate una ampia variabilità di questo valore, da numeri inferiori ai 1000 gradi centigradi, 800-900 gradi centigradi, fino, ripeto, al doppio circa di questi valori, o poco meno, per le realizzazioni di punta. La differenza non è, scusate questa cosa un po' scherzosa, però è seria l'osservazione, la differenza fra impianti che adottano temperature di 800-900 gradi, altri che ne adottano di temperature dell'ordine dei 1500 e rotti gradi centigradi, non è che il progettista del primo era più scarso rispetto al progettista del secondo, sono scelte diverse, e se esistono sul mercato, se uno può comprare una turbina a gas con temperatura massima di 900 gradi e invece di un'altra di temperatura di 1500 gradi, vuol dire che anche quella ha il suo motivo di esistere, e ci sono mille ragioni, qualche cosa l'abbiamo già detta, adesso non è il momento di ritornare su questo. Adesso quello che ci interessa, appunto, è il discorso più strettamente termodinamico, relativo al fatto che quindi questa temperatura varia all'interno di questo intervallo, mentre, come dicevo, se facciamo una combustione stechiometrica, cioè con le esatte moli di aria per ogni mole di combustibile, come avevo detto l'esempio del metano, prendiamo come esempio un metano puro 100% quindi metano,
e il rapporto alfa per la miscela stechiometrica vale 17.2.4.3 numeri di questo genere, e la temperatura che si ottiene per quei gas supera abbondantemente i 2000 gradi centigradi. Quindi vuol dire che c'è un problema per quanto riguarda questa, che abbiamo detto nelle realizzazioni di punta viaggia intorno ai 1500, ma molto spesso è ben più bassa. E quindi come si fa? Quindi se noi prendiamo questa relazione a cui siamo giunti, vediamo che fissato beta T2' è fissato beta, fissati i rendimenti politropici del compressore e della turbina, per avere tutto il quadro completo, diciamo che T2' è chiaramente nota. Sappiamo evidentemente con che tipo di combustibile stiamo alimentando l'impianto, quindi questo significa che H con I è noto, è ben noto. Ci compile l'aria altrettanto. Quello del gas, ecco, ho voluto volutamente l'ho riportato diverso da quello dell'aria, sarà diverso, però è abbastanza facilmente calcolabile, almeno in prima approssimazione abbastanza facilmente anch'esso. Ok, come vedete in questa relazione, se noi fissiamo per la T con 3 un valore limite da non superare per i motivi che abbiamo discusso fino a qualche istante fa, vedete questa equazione è un'equazione in un'incognita rappresentata proprio da alfa, dal rapporto di Michele. E per questa si vede abbastanza bene, senza neanche credo bisogno scomodarci a fare qualche passaggetto, ma vedete abbastanza bene che alfa è inversamente proporzionale alla T con 3, cioè quanto più vogliamo limitare questa T con 3, tanto più dobbiamo far crescere questo valore di alfa, che come vi dicevo, insomma, se fosse esattamente quello stereometrico porterebbe a far schizzare verso l'alto questa T con 3, e quindi per limitare la quale dobbiamo adottare valori di alfa superiori al valore stechiometrico, cioè le miscele cosiddette magre, e che appunto potranno essere, le chiameremo debolmente magre nel caso in cui quella temperatura sia quella dell'impianto di punta top di cui vi parlavo prima, l'impianto la T con 3 vale 1500-1600 gradi centigradi, alfa, supponendo il combustibile utilizzato metano, anziché 17 potrebbe essere 25, 27, 28, non lo so, dobbiamo farci un attimo il conto, ma per molti altri impianti, quindi dove quelle temperature sono decisamente più basse, è frequente incontrare valori di alfa molto più elevati, 40, 50 e via discorrendo, che vengono adottati proprio per contenere quella temperatura massima. È chiaro che qui appunto nella nostra reazione ci troveremo fra i prodotti e tutta l'aria in eccesso rispetto alla quantità prevista dalla stechiometria della reazione. Quindi questo flusso dei gas di scarico sarà composto da sempre la CO2, l'H2O, l'azoto, ma anche aria in eccesso e tracce di quelli, nella realtà tracce di quegli inquinanti di cui abbiamo discusso fino a poco tempo fa. Ok? Tutto chiaro? Dubbi, perplessità, curiosità?
Va bene, questa è un po' l'ultima cosa, volevo solo farvi vedere delle cose che abbiamo già detto, ma che altra considerazione con l'aiuto di qualche diapositivo. Questo è poco leggibile, solo vi volevo dare un piccolo esempio di quella cosa che l'altro giorno vi ho ripetuto più volte. Non vi preoccupate che non leggete nulla, perché non è necessario. Se fosse stato necessario mi sarei preoccupato di non presentarvela in questa forma. È semplicemente, diciamo, una paginetta di una serie di pagine in cui sono riportate quelle reazioni intermedie, quegli step intermedi di cui vi ho parlato, di cui diciamo, una reazione di questo genere scritta in questo modo rappresenta l'inizio e la fine, okay? È quel concetto di cui vi dicevo. Qui ci sono dei numeretti, questa pagina parte dal passo intermedio, ve lo leggo io, 40, e arriva al 107. Come vi dicevo, per il metano troviamo numerose di queste pagine perché l'ultimo step viaggia intorno al numero 240, okay? Quindi era soltanto per darvi un'idea. Qui trovate i valori dell'energia di attivazione di ciascuno di questi passi intermedi, della costante K di questa, di ognuno di quei passi. Vabbè, insomma, a noi non ci interessa, servono a chi deve fare accurati studi di natura chimica, era soltanto per darvi conferma di quello che vi dicevo. Questo è un modo sintetico di rappresentare una reazione, nel senso che da questo partiamo e alla fine arriviamo a quello. Però, come avete visto, se vogliamo ragionare un attimo su come mai si forma il CO, su come mai si formano gli HC, in parte anche le particelle solide, non possiamo appunto utilizzare solo questa scrittura sintetica. Dobbiamo tenere presente che quello è il risultato a cui si giunge dopo una lunga serie di passi intermedi, ok? Molto bene. Tutto questo mi ero preoccupato appunto di darvi un così qualche senso, insomma, tutti i discorsi che abbiamo fatto in relazione all'impatto ambientale della reazione di combustione, chiaramente può generare un minimo di pessimismo, insomma, cioè per dire insomma è meglio evitarlo, la reazione di combustione. Ciò è parzialmente vero, ma parzialmente, in particolare visto con l'occhio dell'ingegnere dovrebbe essere attento a vedere, a ragionare in questi termini. Cioè, sì, io sono cosciente che il problema esiste, lavoro per migliorare la situazione, per rendere compatibili, sostenibili questi tipi di conversione energetica con l'ambiente. Quindi, diciamo, per darvi un minimo di segnale di ottimismo in questo, come abbiamo detto più volte, le reazioni di cui abbiamo parlato fino a qualche minuto fa, ancora stiamo parlando, avvengono in una varietà di applicazioni enormi,
dai giocattoli, dagli aeromodelli e cose di questo genere, fino ai motori delle petroliere. Il motore di una petroliera non entra in quest'aula, o di un portacontainer. Il motore ha bisogno di tutto questo primo piano di questa palazzina, tanto per darvi un'idea. Oppure, appunto, parliamo di un aeromodello, parliamo di una centrale termoelettrica a carbone, insomma cose molto diverse nella realizzazione fra di loro, ma che hanno tutti un denominatore comune rappresentato da quella reazione sulla quale abbiamo discusso negli ultimi due o tre giorni. Scegliendo un campo in cui ho dei numeri un po' più sicuri, quindi solo a titolo di esempio, vediamo che cosa è successo come evoluzione nel tempo quando questa reazione di combustione appunto trova applicazione nei motori a combustione interna destinati, quelli di certe dimensioni non particolarmente grandi, quelli piccoli e veloci, quelli cosiddetti destinati alla autotrazione. Okay? È solo per un esempio, perché avevo i numeri a disposizione facilmente per poter fare questo esempio, appunto per darvi un'idea e fare con voi alcune considerazioni interessanti. Questo indice è un indice particolare che si ricava con un algoritmo, insomma è qualcosa che fisicamente non rappresenta nulla, non esiste, perché è un indice medio che tiene conto di queste tre emissioni gassose, non tiene conto delle particelle solide, chiaramente non prende proprio in considerazione neanche da lontano il discorso clima e quindi il discorso CO2, guarda soltanto con un algoritmo, anziché stare a distinguere fra questi tre, li ingloba tutti in quest'unico indice non meglio definito, senza neanche delle unità di misura, diciamo, che abbiamo scelte, chiamiamole arbitrarie. Il dato interessante è questo che vi volevo dire: se qui prendiamo un motore in commercio normalmente e in piena realizzazione, diciamo ancora che usciva nuovo dalla fabbrica nel 1980, quindi non proprio un secolo fa, insomma. Sì, un po' di tempo fa, ma non un secolo fa. No, sono 35 anni. Quindi, insomma, nello sviluppo di una tecnologia 30 anni non sono tantissimi. Quel motore, poi parlo di uscire di nuovo dalla fabbrica, quindi insomma magari per altri 10, 15 o anche 20 anni quel motore ha continuato ad andare in giro. Ok, quel motore di questo indice di cui vi ho parlato emetteva 100 unità arbitrarie di quelle tre sostanze inquinanti. Ok? Un motore che rispetti le normative oggi in vigore in Europa deve, se vuole ottenere l'omologazione, quindi il costruttore è costretto, salvo imbrogli, è costretto a rispettare questa normativa e chiaramente mantenendo rigorosamente la stessa unità di misura che abbiamo scelto. Ecco qui, diciamo, la grafica va un po' in crisi, ma diciamo il numero lo conosco abbastanza bene. Se questo valeva 100, questo vale 1.5, 1.6. Questo insomma è il segnale, non so se l'avete colto, tramite questi due numeretti, 100 e 1.5, insomma dietro questi due numeretti c'è un mondo, potremmo parlare per diversi giorni su quello che è successo nel passare da 100 a 1.5. A me premeva segnalare due cose, innanzitutto diciamo darvi un minimo pizzico di ottimismo, nel senso che volendo si può fare, cioè non è che no, insomma quelli inquinano e basta, nel senso che questo valore vi posso assicurare, se dietro questi numeretti astratti andiamo a guardare i grammi di
COHC ed NOx emessi dalla combustione di un chilo di metano, di benzina, di GPL, quello che volete, i numeri sono effettivamente, i numeri reali sono, lasciano spazio a minimo di ottimo, nel senso che sono veramente, secondo me, compatibili, sostenibili dall'ambiente. Ci sono altri problemi, ma il discorso sarebbe lungo, però quei numeri sarebbero sostenibili. L'altra cosa interessante per degli allievi ingegneri è che è successo, cioè come si è raggiunto, ripeto, dicevo prima scherzando col collega, in passare in 35 anni da questo valore a quest'altro è un'evoluzione tecnologica rapida, insomma, non, per ottenere appunto un simile risultato, 30 anni non sono, una trentina d'anni non sono tantissimi, e chiaramente diciamo un allievo ingegnere dovrebbe essere interessato a capire che cosa è successo, come mai, certo non c'è stato uno con una bacchetta magica che ha preso questo motore e l'ha trasformato in quest'altro. Questo per darvi un'idea. E sempre per essere coerenti con quello che dicevo prima, questo risultato considera, non diciamo proprio appagati coloro che l'hanno raggiunto, ma quasi, nel senso che considera una battaglia quasi vinta quella, almeno con questi tre elementi gassosi. C'è ancora da battagliare per quanto riguarda le polveri, ma soprattutto, ripeto, l'interesse si sta spostando su quell'altro elemento gassoso che non fa male alla salute ma provoca l'alterazione climatica di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero la CO2. E quindi, come vi dicevo, tanto lavoro, tanta strada per raggiungere l'obiettivo di cui parlavamo prima della pausa, ovvero mantenere gli stessi inalterati livelli di potenza o energia prodotta, diminuendo i consumi di combustibile, quindi significa migliorare il rendimento della conversione energetica. Questa era una figurina che sarebbe animata, ma col proiettore non si vede, per quanto riguarda il discorso che vi ho fatto prima, però insomma, però mi sembra che non mi abbiate fatto domande, quindi credo che sia abbastanza, abbastanza chiaro il discorso della radiazione incidente, della riflessione e, come vi dicevo, il cambiamento della frequenza della radiazione. Questa è quella incidente e questa è quella riflessa, e quindi c'è il discorso che se ci metto un vetro o qualcosa che assomiglia a un vetro, questa rimane trattenuta nei primi strati della superficie provocando un innalzamento delle temperature medie superficiali. Questo è il discorso sul clima, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto ieri e abbiamo detto senza l'aiuto della diapositiva, troviamo ripetuti, diciamo, i problemi a cui abbiamo fatto cenno. Se non avete dubbi, andiamo avanti. E qualche numero infine, quindi quando vi dicevo il discorso sulle quantità, COHC e NOx si esprimono in centesimi di grammo che vengono fuori dalla produzione di un chilo di combustibile, grosso modo, se vi fate il calcolo che abbiamo imparato a fare bilanciando la reazione stechiometrica, se bruciamo un chilo di metano produciamo circa 3 kg di CO2. Questo è il conto che vi facevo io prima quando vi ho detto che stamattina ho messo in atmosfera, ho fatto circa 100 km e quindi, come vi dicevo, ho immesso circa 15 kg perché ho un'automobile un po' vecchiotta con un po' di potenza, quindi diciamo questo numero è elevato. Diciamo che insomma oggi si cerca di portare questo valore intorno a 100, insomma questo è lo sforzo. E diciamo ci sono anche motori in grado di farlo. Come dicevamo,
se prendiamo un appartamento di 90 metri quadri in una zona climatica che non sia né equatoriale né siberiana, ma diciamo più o meno qui a Cassino, tanto per fare un esempio, e rispettiamo quel delta T di cui vi parlavo, cioè credo 2 come temperatura esterna, 20 come temperatura interna, in una giornata d'inverno, quella impianto di riscaldamento avrà immesso in atmosfera 25 kg di CO2. E quindi questo appunto per darvi un'idea del quale, quindi un singolo appartamento medio 25 kg, quindi come vedete insomma c'è da riflettere. Domande, dubbi, perplessità? Professore, il 00 è la temperatura ambiente? Non proprio, è quella dove per convenzione si considera il livello energetico del fluido pari a zero, quindi potrebbe essere quella dell'ambiente se evidentemente con l'ambiente io non riesco più a scambiare nulla e quindi potrebbe essere quello dell'ambiente, ma potrebbe essere anche diverso, insomma, il riferimento per il calcolo dell'entalpia, che poi vabbè, insomma, togliamo da tutte le parti, no? E diventa influente nel calcolo. Bene? Ok, ci ho detto nel pomeriggio possiamo fare un'altra volta il nostro disegnino del ciclo Joule, dell'impianto fotovoltaico, e vedere alcune modifiche che si possono fare all'impianto e di conseguenza quindi al ciclo per aumentare il lavoro utile oppure il rendimento oppure entrambi. E sono gli ultimi argomenti relativi agli impianti. Ne parliamo nel pomeriggio evidentemente.